E in questa giornata di triste lutto e dei funerali dei nostri patrioti morti in Afghanistan, non ce la sentivamo proprio di scherzare, anche se il gioco è nel nostro DNA. E abbiamo deciso di mandare in onda due servizi riferiti alla solidarietà. C'è Don Giuliano da Montecchio, che intraprende in tutto il mondo varie iniziative solidali e noi siamo stati a trovarlo, ci siamo fatti raccontare quello che ha fatto, quello che sta facendo, quello che vuol fare, ovviamente con l'aiuto di tutti. E è inutile che dica che tutta la redazione esprime le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime del terrorismo nelle zone in cui i nostri militari in tutto il mondo operano. Buona visione di Chiaro e Tondo TV. Solidarietà in buone mani alla mia sinistra, Don Giuliano invece alla mia destra. Partiamo a parlare di questa storia, che è una bella storia poi, perché di solito in Colombia c'è chi ci va per fare il narcotraffico, ma c'è Certo. anche chi ci va per fare del bene, giusto? Quindi tu hai ereditato questa associazione da chi Da e quando? padre Arturo Buresti, perché lui una trentina d'anni fa, andando in Perù con i suoi fratelli che c'hanno delle missioni, vedeva dei bambini che quando andavano a scuola svenivano perché ne avevo mangiato. E quindi ritornando poi in parrocchia, tornando qua su, diceva: ma laggiù ci sono bambini che stanno male. E quindi dice: diamogli da mangiare. Era con le offerte che facevano con le persone e mise su questo motto: una tazza di latte, una tazza di latte. Quindi per dare a tutti i bambini la mattina, a chi non aveva del cibo, almeno una tazza di latte e un panino. Ed è qui è nata poi la storia. Allora, voi dovete pensare che di solito quando i genitori toscani o italiani portano i bambini a scuola, tante volte fanno le bizze perché non sanno se mangiare una merendina o l'altra, non sanno se vogliono il cappuccino, il latte macchiato. E oggi abbiamo organizzato questo speciale per parlare del vostro operato. Quindi prima di arrivare all'operato, però, Don Giuliano ci devi spiegare che cosa è successo da quando tu hai trovato questa situazione in essere e sei ripartito, perché tu praticamente eri il delfino del prete che ha Eh iniziato, sì, no, sì, giusto? certo, poi nel 2007, quando purtroppo è deceduto, già lui aveva in mente che io dovevo continuare la sua opera. Poi gli amici quindi con i quali si era a contatto, e che è l'attuale anche consiglio, insomma, mi hanno un po' Allora, per insistito. collocarti geograficamente, qui siamo a Montecchio, che è una, giusto? È È una una parrocchia. frazione di Castiglion Fiorentino. Montecchio, oltre che il castello che ne fa uno dei punti storici, è un piccolo borgo, quindi qui siamo in Sì. una piccola parrocchia, le possibilità sono limitate, eppure voi riuscite a fare tante cose, con l'apporto anche Certo. di tanti personaggi. Pieraccioni, per esempio, Leonardo Pieraccioni, ma so che vi aiuta molto. Sì, ci aiuta molto, soprattutto per la costruzione di una scuola, che mi stava molto a cuore, perché io, andando nelle missioni, avevo visto questa scuola cadente in Sierra Leone, e quindi dico, questa scuola alla fine cade in capo a 400 ragazzi e l'ammazza tutti. E tornando a casa, Come l'hai contattato Pieraccioni, no, scusa? io già lo conoscevo Ah. perché era venuto su a Ponta Poppi quando ero parroco a fare un festival, l'avevo invitato Ah, ho e poi capito. siamo rimasti in buoni rapporti. E quindi poi l'ho incontrato ad Anghiari Quando girava il quando è il film. film, e gli dissi: senti Leonardo, ora sono a capo di questa associazione e ho un impegno grosso, ma da solo non ce la faccio Come hai detto a me, insomma, la frase era perché. campione da sette, Leonardo, noi Proprio si fa, così. giusto? Noi si fa del bene, tu hai Esatto. contattato E lui mi Leonardo. disse: sta tranquillo, ti aiuto, perché vedo, quando vedo le cose concrete così, dice: ti aiuto. E allora è venuto qui a Castiglioni, a Castiglione Fiorentino, ha portato il suo ultimo film, ha fatto due spettacoli, è venuto lui e ci ha dato quindi l'incasso e tutto, tutto, tutto.
E poi anche qualcos'altro, ecco, di tasca. Quindi vedete che tante volte, ma c'è qualcuno che oltre a far ridere al cinema, insomma, poi si dà da fare affinché quelli meno fortunati siano un po' meglio. Allora, noi abbiamo fatto una disamina su ciò che produce questa tua attività di solidarietà. Noi non andate via perché ci ritroviamo tra poco per parlare distintamente dei progetti che state portando avanti.